associazione cittadini del recupero della Gaverna. Ecco qui Laura e Simone, impegnatissimi in questa raccolta firme. Buonasera, benvenuti al primo evento della Gabelli Estate. Questa sera apriamo questa rassegna di iniziative culturali e musicali con la presentazione del libro di Martina Reolon, La società generosa. Così al volo, due parole. Buonasera a tutti, ricordatevi che potete votare anche online, i voti stanno andando molto bene, per la Gabelli il luogo del cuore, abbiamo già dei fogli pieni, figurati. Benissimo, grazie a due promotori efficientissimi. Presidente dell'Associazione Cittadini per il Recupero della Gabelli, e vi darò il benvenuto a questo primo appuntamento di un ciclo di incontri che quest'anno abbiamo intitolato Gabelli Estate e che ha anche qualche caratteristica diversa rispetto alle passate edizioni che l'Associazione ha in qualche modo parlato, nel senso che quella di questa sera è la prima di tre presentazioni di testi letterari, anche se presentazione di testi che diventeranno sostanzialmente motivo di confronto sul tema che nei testi verranno trattati. Il prossimo venerdì alle 20:30 ci sarà un incontro con il giornalista Giovanni Casanella, con il costituzionalista Daniele Trabucchi e Federico D'Incà, parlamentare, con il piccolo Moro Berlinguer alla rivoluzione mancata. Tra 2 settimane, l'ultimo incontro, sempre alle 20:30 di questa serata, con un altro giornalista saggista, Antonio Sebatici, e con il direttore generale Jacobuschi, Antonio Bortoli. Il titolo di quest'ultima serata sarà Contraffazioni, criminalità e furto d'identità. Io ho anche un rammarico perché questa sera c'era anche una bella temperatura, avremmo potuto fare questo incontro nel giardino Boranga della scuola Gabelli, che era il luogo naturale nel quale noi pensavamo questi appuntamenti, e spero comunque che almeno uno dei prossimi incontri possiamo averlo lì. Purtroppo queste serate strane del lunedì di quest'estate ci avevano suggerito di farla di chiusa. Piccolo rammarico, insomma, mi auguro che ci sia la possibilità di incontrarci nel giardino nelle prossime occasioni. A completare il programma di quest'anno, con appuntamenti a partire da giovedì prossimo, il 4 settembre, poi giovedì successivo, l'11, con orario di inizio alle ore 18, ci saranno anche 2 appuntamenti musicali, cosa che forse chi ci conosce è più abituata a vedere organizzata l'associazione, però quest'anno sono 2 appuntamenti anche particolarmente significativi, di buona qualità, diciamo. Il primo sarà un concerto di 4 clarinetti, il Clarinet Ensemble. Il giovedì successivo, l'11 settembre, ci sarà un duo, fisarmonica e clarinetto, di Simone Tantini e di Roberto Scalabrini. Questi appuntamenti avranno tra l'altro una cornice molto prestigiosa, molto bella, che è all'Archivio di Stato, nell'ex chiesa di Santa Maria di Latina. Devo anche ringraziare tutte le persone che si sono adoperate nell'organizzare, nello sviluppare questo progetto e chi ha creduto anche ha reso possibile questo progetto. In particolare tutti gli sponsor che sono comunque rappresentati nelle locandine, nei pieghevoli, fanno pubblicità a questi eventi. Lasciatemi fare dei ringraziamenti particolari. Il primo va all'assessore Valentina Tommasi dell'amministrazione comunale, che anche quest'anno ci ospita in questa sala, ci ospiterà nel giardino Boranga. Il secondo vorrei farlo ad Antonio Fontana, un amico, un imprenditore che fa parte, che siede nel direttivo di Confindustria, che ci ha in modo, in maniera anche abbastanza prestigiosa, supportato nell'organizzazione di questo ciclo di incontri. E il terzo, la dottoressa Claudia Salvini, la direttrice dell'Archivio di Stato, che ci ha aperto le porte per i concerti musicali, non solo, come facendoci quasi sentire a casa nostra. Lasciatemi un attimo anche per citare un'altra attività che la nostra associazione quest'estate ha avviato in collaborazione con la delegazione provinciale di Belluno del FAI,
che è la raccolta delle firme, dei voti per la Gabella in luogo del cuore, che abbiamo assieme lanciato a metà giugno e che sta riscuotendo un notevole numero di consensi. Anche i quotidiani hanno dato riscontro anche recentemente del successo di questa iniziativa, e lasciatemi un po' chiudere, nel senso che questo ci fa molto piacere perché, per due aspetti, perché se mai qualcuno avesse pensato che il problema della Gabelli riguardasse uno sparuto gruppo degli romantici bellunesi, credo che oggi possa in qualche modo riprendersi. E dall'altra parte mi fa anche piacere perché noi siamo arrivati a circa 4.700 voti. 4.700 voti che sono stati raccolti con una rete di spontanea, una rete che sia in qualche modo costruita da vivo, di società civile, tra Stato e mercato, quali spazi di cambiamento. A mia destra c'è Martina Riolon, una giovane giornalista bilunese, laureata in filosofia, che è autrice del testo La società generosa, i cui temi, i cui contenuti poi ci illustrerà. E poi c'è Maurizio Ottolini, molte responsabilità e molte cariche, io direi una su tutta anche a testimoniare l'autorevolezza con cui si parlerà poi di cooperazione e di presa socialmente responsabile alla vicepresidenza nazionale della Confederazione delle Cooperative Italiane, una parola con cooperative, una realtà organizzativa, direi la principale organizzazione nazionale del movimento cooperativo, che raccoglie 20.000 imprese, in qualche modo girarci attorno. Ci sono due cose però che mi piacerebbe sottolineare un po' per dare il là a Martina a raccontarci quelli che sono i temi di questo testo. Uno, un ricordo, io prima parlando di Pier Mario Velo parlavo di della speranza come figlia di quello che ciascuno di noi crede. Io ricordo che quando ero uno studente universitario, alla fine degli anni 70 andava di moda la filosofia del pensiero debole, il filosofo francese. Quindi mi sono recato in una libreria e mi sono comprato il primo libro di un filosofo francese che mi è capitato sotto mano. Ho sbagliato un po' tutto perché probabilmente non era il pensiero debole, parlava di universalità e valori assoluti. E tra un libro di meccanica nazionale e una scienza delle costruzioni mi sono letto a partire un libro di filosofia. E un libro che aveva un titolo e mi rimane impressa da allora una frase che mi spiegava il titolo. Il titolo di quel libro era Quello che io credo, e la frase del filosofo Maurice Clavel francese spiegava questo titolo dicendo: quello che io credo, nel senso di pensare, di opinare, non è di alcun interesse neanche per me, a significare che se non c'è una coerenza tra l'azione che ciascuno di noi può in essere e il proprio pensiero, questo perde di qualunque significato. Questo libro La società generosa, quindi, va visto come l'incontro che mi auguro poi si svilupperà, non tanto come l'esposizione di opinioni, credo sarebbe l'approccio sbagliato. Quelli che sono i temi in cui prima ci introdurrà Martina e che poi spero potremo dibattere sono cose che ci toccano dal vivo tutti i giorni, sono questioni che toccano un po' la carne viva della nostra società, delle nostre persone. E quindi io vorrei introdurre questo incontro leggendo un breve brano, e dopo prometto vi lascio perché ci ho parlato fin troppo, un breve brano che viene tratto da un libro scritto da un musicista italiano che un paio d'anni fa viaggiò in Grecia nel momento in cui sembrava che la Grecia fosse al default, nel momento in cui la Troica stava entrando nella vita di quella nazione, della Repubblica Ellenica, proprio la ricerca della musica e del significato che quel momento storico sociale aveva. Questo è un testo scritto appunto in forma di diario, in cui si confidano le proprie impressioni, e le proprie impressioni hanno sempre
tese una forma assoluta molto lontana da quella che è la razionalità e la ragione che si legge nel testo della sua. Buonasera a tutti. Innanzitutto il passaggio appena letto da Marco Rossato, come già accennava, colpisce bene appunto quella che è la tematica fondata del libro Società Generosa. Il libro, benché abbia una base filosofica molto importante e molto radicata, è nato dalla presa d'atto del contesto di crisi in cui ci troviamo a vivere nella realtà attuale. Una crisi che è economica, ma che è anche e soprattutto sociale, civile e culturale. E quello che ci siamo proposti in questo testo non è stato tanto il cercare di trovare delle facili soluzioni, delle ricette preconfezionate, quanto piuttosto sviluppare una riflessione che cercasse di dar vita a un modo diverso delle diverse concezioni dello stare assieme, a dei nuovi paradigmi. Infatti, benché il titolo possa far pensare il contrario, il tema raccontato dal testo è solamente a livello apparente idilliaco, in quanto non è un testo per, come lo diciamo benissimo nell'introduzione, non è un testo per anime gentili o spiriti nobili, ma è un testo in cui si parla di traumi, di sofferenze, di dissesti civili e di quanto sia necessario ripensare completamente il nostro modo di vivere assieme, ma anche di praticare gli affari, di influire sulla politica e di vivere all'interno di una società democratica. Il punto di partenza del testo è proprio il fatto che lo Stato e l'economia, le principali aree etiche in cui ci troviamo a vivere, hanno fallito in quello che è il loro compito fondamentale, la loro missione fondante, e non riuscendo da una parte a creare l'uguaglianza e dall'altra nemmeno ad assicurare una distribuzione adeguata e corretta della ricchezza. Ecco allora che la generosità per noi è questa terza area etica che dovrebbe essere tolta dalla dimensione strettamente privata per essere istituzionalizzata e generalizzata e dar vita a questo modo nuovo di vivere insieme, di vivere in comune. Il fatto che Stato ed economia abbiano fallito in questo obiettivo di garantire l'uguaglianza è testimoniato dalla situazione in cui ci troviamo a vivere. E proprio l'altro giorno Marco mi segnalava un articolo uscito sull'Espresso che ho letto e mi è parso utile citare questa sera, un articolo in cui sono riportati i dati Eurostat che parlano dei livelli di povertà che ci sono nelle diverse regioni italiane, facendo quindi distinzione tra nord, centro e sud, ma portando poi all'elaborazione di alcuni dati medi. Ebbene, questi dati Eurostat dicono che una volta sì si partiva con le valigie di cartone e la povertà era a livelli che chi è vissuto dal 1950-60 ben conosceva. Ma oggi si può essere poveri anche con un cellulare in tasca, proprio per il fatto che il potere d'acquisto è andato calando in modo disastroso. Infatti dal 2006 ad oggi, almeno secondo questi dati Eurostat, sono solo i redditi degli over 55 ad essere cresciuti o almeno essere rimasti a un livello abbastanza stabile. Mentre per i trentenni, dal 91 finora, i redditi sono calati del 76% e per i quarantenni del 44%, e sono numeri che fanno abbastanza impressione. Quindi, come dicevo prima, lo Stato e l'economia hanno fallito. Il punto di partenza è la constatazione che gli stati moderni sono diventati predatori e che il mercato si è reso a un ethos che nel nostro libro abbiamo definito barbaro, rifacendosi alla distinzione apportata da un filosofo, il sociologo francese Michel Foucault, che parlava della diversità tra selvaggio e barbaro, mettendo in evidenza come il selvaggio è colui che, pur non facendo parte di una società civile, è disposto a rinunciare a qualcosa di sé per poter entrare a far parte di una comunità. Il barbaro invece è colui che distrugge tutto ciò che considera diverso da sé e tutto ciò che considera pericoloso. Ebbene, la società attuale sembra più in preda a una logica barbarica che non tanto una logica selvaggia, se vogliamo usare i termini di questo antropologo francese. Ed è anche svanito il sogno che l'economista Galbraith aveva formulato nella seconda metà del Novecento, quando aveva profetizzato, tra virgolette, l'avvento di una società opulenta, ossia di una società in cui si sarebbe arrivati al benessere per tutti e sarebbe sparita la povertà. In realtà quello che si vede oggi anche nella nostra realtà attuale indica bene il contrario,
perché l'economia e la finanza non solo non sono riuscite a garantire e a diffondere il benessere, ma hanno fatto diventare i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. E ci sono poi alcune caratteristiche del recente capitalismo che fanno capire quanto le cose siano andate complicandosi a partire dagli anni 90. Per esempio il fatto che ci sono borse speculative sempre più spesso seguite da crisi finanziarie da cui è difficile uscire. Sono cresciuti nello stesso tempo gli indebitamenti sia pubblici che privati delle nazioni. Nascono in modo sempre più veloce, repentino, multinazionali con acquisizioni anche da componenti molto spesso, come si può vedere nel mercato internazionale. Dall'altra parte si va incontro a una progressiva finanziarizzazione dell'economia e anche alla delocalizzazione produttiva di cui sono testimoni anche realtà locali. Basti pensare anche al caso della CC che è recentemente stata acquistata da una multinazionale cinese che ha chiesto come condizione per fare l'acquisto un abbassamento anche notevole del costo del lavoro. E altri dati che si possono citare, per esempio il fatto che alcuni numeri dell'Istat parlavano nel 2011 di 5 milioni di persone che vivono allo stato di povertà, comunque che sono alla soglia della povertà. E c'è poi un altro indice che è stato elaborato da un economista che si chiamava appunto Gini, e quindi l'indice si chiama l'indice di Gini, che misura lo stato di disuguaglianza all'interno di una società. Per fare un esempio, immaginiamo di avere una torta divisa in 10 parti. Se io tengo per me 9 fette e lascio a voi una fetta soltanto, questo indice di Gini sarà pari a 1 e indicherà quindi la massima disuguaglianza. Se invece le fette vengono distribuite equamente tra le persone, si ha l'indice di Gini pari a 0 e quindi massima uguaglianza. Secondo i dati forniti da Istat e poi da centri di ricerca internazionali, in tutti i paesi, Italia compresa, l'indice di Gini sta andando sempre più verso il livello 1, quindi verso il massimo livello di disuguaglianza. In Italia, per esempio, si è passati dal 2004 al 2008 da un indice dello 0,3 a un indice dello 0,4, che può sembrare un piccolo cambiamento, ma su una scala da 0 a 1 è una grossa fetta di disuguaglianza che va sempre più crescendo. Lo Stato, dal canto suo, non favorisce l'uguaglianza sia se non gestisce in modo corretto la redistribuzione, ma anche se continua a tollerare l'iniquità fiscale, come sta accadendo anche nel nostro paese, e se non si investe in settori che dovrebbero essere strategici per lo sviluppo del paese. Non a caso la situazione attuale vede, nella politica intendo, vede delle visioni che sono molto di breve periodo, uno scarso investimento statale in ricerca e sviluppo, il deterioramento del sistema educativo, una macchina amministrativa che è sempre più governata dalla finanza. Infatti se ben si guarda Stato ed economia, probabilmente l'area etica che più di tutte influenza le altre è sicuramente quella economica, o più che economica, della finanza e bancaria delle borse. Come accennavo all'inizio, nel nostro libro trattiamo una terza area etica, che è quella della filantropia. Filantropia e quindi della generosità. Una generosità che noi abbiamo inteso come fenomeno che è ben lungi dall'essere soggettivo e privato, ma che abbiamo considerato come forza gravitazionale all'interno della quale la storia dell'antropologia, della sociologia e sociale si è parlato molto spesso di dono, che è l'oggetto materiale, lasciando da parte invece quello che è il processo e che sarebbe appunto la generosità. Rendendoci conto che nella nostra società attuale, come dicevamo prima anche parlando con Ottolini, non è tanto corretto di parlare di società generosa, perché in definitiva la nostra società generosa non è, comunque relega la generosità ad alcune sfere che rimangono nell'area più privata e personalistica. Però il nostro intento è anche stato quello di essere un po' più, diciamo, ottimisti, cercando di vedere come in realtà esistano tutto un insieme di piccoli germogli che spingono a più verso la collaborazione e la solidarietà che non verso la competizione, che secondo noi deve essere approntata è proprio questa della generosità come riconoscimento dell'altro e come comportamento che deve uscire dalla sfera delle relazioni private per diventare qualcosa di etico, insomma. Infatti tutta
tutte le riflessioni all'interno del libro vengono svolte da un punto di vista etico e non morale, in quanto la convinzione è che la necessità di fondare delle società rispettose degli altri e democratiche non è data da dettami religiosi, da particolari decaloghi, non è quindi qualcosa di morale che si rifà solo alle convinzioni private di una persona, ma è qualcosa di etico che quindi è legato al vivere comune e alle modalità attraverso cui gli individui escono dalla propria sfera privata per innalzarsi verso qualcosa di più grande, che ha la capacità di essere solidali, di vivere in una società che sia veramente civile. E tutto un capitolo del testo è dedicato appunto agli ambiti della filantropia, questa terza area etica, e sono riportati anche dei dati significativi della presenza di fondazioni all'interno di paesi europei ed extraeuropei. Il libro tratta più che altro della realtà, appunto, avrebbe avuto l'aspirazione di occuparsi un po' di tutto il terzo settore del volontariato, però siamo rimasti un po' più legati alla realtà delle fondazioni, quindi non abbiamo preteso di esaurire tutto il tema del terzo settore. Per esempio, non sono mai citato il caso delle cooperative, di cui poi parlerà meglio il dottor Roccolini. Comunque, dal punto di vista delle fondazioni, un caso particolare è quello dell'Olanda, che ha ben 27.000 fondazioni di pubblica utilità. In Italia sono 4.720, di cui 88 sono di origine bancaria. E abbiamo ricordato poi altri due esempi significativi, come per esempio quello della Casa Bianca, dove è stato istituito un ufficio di innovazione sociale e partecipazione civica che si occupa appunto di filantropia. E l'esempio è particolare perché potrebbe sembrare di primo acchito una semplice partnership tra pubblico e privato, come spesso se ne trovano, ma la differenza è che è partito proprio dallo Stato, dal pubblico, l'idea di avviare questo ufficio, cosa che qui in Italia è difficile succeda. E un altro Stato molto piccolo come Liechtenstein ha introdotto nella sua agenda 2020 proprio la filantropia come uno degli obiettivi da realizzare nei prossimi 7 anni. È ovvio che la filantropia non può essere di certo la soluzione a tutti i mali, perché ci sono diversi casi in cui può essere messa a rischio. Prima di tutto, se si trasforma semplicemente in atto caritatevole. Infatti donare è produttivo solo se viene, diciamo, distorto dalla dimensione del bisogno. Donare non deve essere io do a te in quanto ti faccio carità. Bisogna eliminare questa dimensione del bisogno, e questo forse lo spiegherà molto meglio il dottor Tolini dopo. Anche ciò che è no profit in qualche maniera può essere produttivo e utile, è anche dovere di essere utile. Il volontariato deve essere utile e produttivo, e anche le associazioni, appunto, che vengono definite come no profit non sono necessariamente sganciate da una dimensione di benessere economico, non solo materiale, ma di questo parlerà molto meglio il dottor Tolini. Verso la fine del testo individuiamo, diciamo, delle possibili prospettive per la formazione di questo nuovo ethos, di questa rivoluzione etica di cui parliamo già dall'inizio del libro. Prima di tutto è necessario il superamento di 3 paradossi. Il primo è il superamento del paradosso della generosità viziata. Infatti la filantropia molto spesso, e purtroppo, e così anche il terzo settore, ricavano il loro sostentamento proprio da quegli ambiti che contribuiscono a creare l'uguaglianza. La filantropia e la realtà del volontariato non hanno ancora quell'autonomia e quella capacità di autosostentamento che può permettergli di dire sono indipendente da eventuali aiuti da parte dello Stato e da parte dell'economia. E questo è un grosso problema che si riscontra anche nella realtà italiana, perché fin tanto che non si potrà garantire questa autosostenibilità sarà anche difficile per il terzo settore, diciamo, avere una portata un po' più ampia di quella che gli viene data fino adesso. Un altro paradosso è quello dell'incompletezza, cioè il fatto che lo Stato, l'economia e il terzo settore devono rendersi conto che non possono continuare a lavorare a compartimenti stagni senza confrontarsi.
C'è un racconto africano che citiamo e che è utile per capire cosa intendo con questo. Questo racconto dice che ci sono tre fratelli, uno dei quali vive lontano dal padre. Il padre ha dato a tutti e tre qualcosa di particolare, dei poteri particolari. A uno ha dato uno specchio che gli permette di vedere lontano tutto quello che succede. All'altro ha dato delle scarpe che gli permettono con un solo passo di fare centinaia e centinaia di chilometri e all'altro ha dato delle erbe medicamentose che permettono di guarire tutti i mali. Nel momento in cui questi tre fratelli scoprono che il padre è malato, ciascuno preso a sé non possono fare niente, solo se lavorano insieme, se collaborano fra di loro possono aiutare il padre che sta morendo. Ecco, lo stesso paragone si potrebbe fare per la società attuale, che sta morendo, forse è un po', un termine un po' grosso da utilizzare. Comunque, se vogliamo in qualche modo uscire da questa situazione di impasse, per forza di cose non si può pensare che lo Stato e l'economia, che sono aree etiche relegate per forza di cose a un ambito ristretto che è quello nazionale, non possono continuare a lavorare senza confrontarsi con quello che è appunto tutta la realtà del terzo settore filantropica, che proprio per la loro stessa filosofia, per la base da cui sono nate, hanno una portata molto più vasta e una possibilità di azione che può uscire anche da... Il lavoro in tempo rotto non può crescere all'infinito, non può essere una misura. Allora mi chiedono, adesso per guardare a queste nuove prospettive dell'economia, quali sono? È ancora un indice che vale, oppure occorre guardare altri tipi di indici che tengano conto invece non solo della produzione, ma del benessere, diciamo, ecco, vuol dire. Sì, tra l'altro mi sembra che siano emersi anche recentemente dei nuovi indici, se non sbaglio, sono quelli che valutano la felicità, quindi... il benessere dal punto di vista emotivo. C'è proprio un indice che riprende la dicitura PIL, solo che però valuta la felicità individuale, collettiva, il benessere inverso. Sì. Diciamo che il cambio di paradigma sta in questo. Il prodotto interno lordo è importante nel momento in cui distribuisce ricchezza, se no è un prodotto interno lordo che sul piano statistico è in grado di dire un paese cresce, l'economia cresce, ma se non c'è distribuzione, cioè se l'economia non è finalizzata alla società, alla crescita sociale del paese, è un'economia che non serve al paese, un'economia che serve a pochi altri. Allora, nel momento in cui si giudica la crescita di un paese sotto il profilo meramente economico, è evidente che il prodotto interno lordo, ma in particolare il rapporto tra il prodotto interno lordo e il debito è importante. E noi dovremmo avere un prodotto interno lordo che cresce, un debito che cala, quindi oggi abbiamo... Pensando allo scarso investimento che c'è nel nostro paese in ricerca e innovazione, non per niente tantissimi giovani vanno all'estero, un ricercatore e qui in Italia con quello che riesce a guadagnare non vive all'estero, è ben diverso, insomma, sono tanti esempi di ragazzi che se ne sono andati all'Italia.